Ciao amici di Sport Frame, ciao amici di Bocconi TV, siamo qui con la voce dello sport italiano, del calcio italiano, Fabio Caressa. Buongiorno, ciao a tutti. Si è appena concluso l'evento organizzato da Act Bocconi, abbiamo parlato del valore dello sport. Secondo lei quanto è importante implementare un sistema sportivo più efficiente all'interno delle scuole e dell'università? Questo sarebbe veramente il passo in avanti fondamentale. Io sono sicuro che il presidente Malagò del CONI da questo punto di vista ci senta moltissimo, è uno che crede tantissimo in questa cosa. È difficile per l'impiantistica fondamentalmente, ma credo che bisogna cominciare a lavorare. Per esempio, do un'idea: sarebbe utile che i campi che vengono inutilizzati la mattina venissero, magari a fronte di piccoli aiuti dal punto di vista della tassazione per le società sportive, venissero dati gratuitamente alle scuole che non hanno a disposizione attrezzature sportive. Passando all'attualità sportiva, anche quest'anno la quasi totalità delle squadre italiane si è fermata massimo agli ottavi di Champions, solo la Juve è rimasta a rappresentare i nostri colori. Qual è il problema alla base e secondo lei nei prossimi anni si riuscirà finalmente a migliorare questa situazione? Io sono convinto che si migliorerà quando le quattro squadre italiane arriveranno in Champions. Credo che obiettivamente la Juventus in questo momento sia la squadra italiana a livello internazionale, il Napoli però ci è andato vicino. E la Roma ci è andata vicino con Lione, non siamo così lontani secondo me. Se poi nelle coppie conta anche molto la partita singola come va, e quindi noi non siamo stati fortunati. Quello che mi piace è che nell'Europa League le squadre hanno cominciato a schierare adesso le formazioni titolari, non come facevano anni fa squadre di riserve. Una grande assente dalle competizioni è proprio il Milan, che in questi giorni sta avviando le trattative per il closing, sembra in conclusione. Che idea si è fatto di questa vicenda e crede che Berlusconi abbia trovato il profilo adatto per lasciare la squadra più titolata italiana? Beh, sì, il profilo lo ha trovato perché la cede, sicuramente ha trovato un sacco di soldi che vanno anche al di là del valore reale del Milan, come sappiamo, non di quello, diciamo, potenziale dell'attuale industriale. Credo che Marco Fassoni sia stato molto importante per arrivare alla chiusura negli ultimi giorni, quando le cose si erano un po' complicate. Sono convinto che sia una dirigenza preparata. Adesso però bisogna vedere se quelli che hanno messo i soldi per acquistarla avranno anche la forza di sostenere degli investimenti ulteriori. Parlando di Serie A, abbiamo visto una lotta per la retrocessione che è terminata a inizio 2017. Secondo lei un campionato a 18 squadre è la soluzione oppure c'è qualche altra idea per migliorare la competitività del calcio italiano e della Serie A? Prima di tutto bisogna, secondo me, eliminare questo paracadute assurdo che porta la Serie B, perché le squadre si preoccupano di meno di retrocedere rispetto a prima, e quando arrivano in Serie B poi uccidono anche il campionato di Serie B, perché con quei soldi fanno una squadra che può ritornare su subito. Quindi bisogna, non dico eliminarlo, ma regolarizzarlo in una maniera diversa. E 18 o 20 squadre, l'importante è che il livello del campionato sia solido, e perché il livello sia solido ci vogliono delle regole di ammissione ai campionati molto precise e molto meno lassive rispetto a quelle che ci sono adesso, e poi con grande semplicità chi ha le caratteristiche, i requisiti per giocare quel campionato lo gioca. Una squadra che ha guadagnato la possibilità di giocare quel campionato ma che non ha i requisiti per giocarlo non lo gioca, perché questa deve essere la regola, perché altrimenti poi ci troviamo con dei campionati monchi. Ultima domanda sulla nazionale: come giudica il lavoro di Ventura fino a questo momento e crede che abbiamo buone possibilità di battere la Spagna e quindi accedere direttamente alla fase mondiali in Russia? Mi piace la nazionale, mi piace Ventura, credo che sia un grande tecnico, sono convinto che possa far bene. Mi piace un po' di meno che ogni tanto quando si parla di nazionale si mettono le mani avanti. Ma una nazionale di giovani, ma non siamo più quelli di prima, No. Allora, questa è una nazionale, secondo me, mediamente forte, che non deve avere discussioni nell'andare ai mondiali. Quindi sono sicuro che andrà ai mondiali, anche perché se l'Italia non andrà ai mondiali sarà la più grande sciagura sportiva italiana dell'ultimo secolo e mezzo. Speriamo di no. Grazie mille, Fabio.